Mi presento per chi non mi conosce, sono Piero Emilio Ceccon. Avete già capito che sono, mi sentite? Sì, un ammalato di funghi da quando nel 1987 ho fatto il mio esame da micologo, 4 miliardi di capelli fa, questo è l'ingegner Cetto, uno dei più grandi micologi italiani, il giorno del mio esame da micologo. Micologo che opera all'interno dell'azienda sanitaria, sono coordinatore dei tecnici di prevenzione dell'URSS di Bassano, mi occupo anche di sicurezza alimentare, i funghi sono un alimento e quindi mi occupo di certificazione dei funghi che vanno sul mercato, mi occupo di determinazione per i raccoglitori e purtroppo, eccolo qua, mi occupo anche di supporto ai medici del pronto soccorso nel malaugurato caso che qualcuno non passi prima da noi, perché purtroppo ci arrivano dopo, quando dobbiamo lavorare invece che su materiale fresco, quando va bene su materiale cotto, per non parlare di feci, aspirato gastrico o roba di quel tipo là, perché molto spesso dobbiamo ragionare in quel modo ed è fondamentale riuscire a dare al medico indicazione sul tipo di fungo che ha mangiato, perché è quello che può far bene, cioè salvare un intossicato da funghi se si sa che fungo ha mangiato. Se ha mangiato un fungo diverso, gli dai quella roba là, rischi di sommare veleno su veleno, per cui bisogna farlo molto, ma molto bene. Professionalmente mi occupo anche di formazione di micologi, mi sono formato nell'87 a Trento, dove c'è la Bocconi del fungo in Italia, è una scuola famosissima dove vengono sfornati ogni anno, cioè ogni 2 anni, una quarantina di micologi italiani, perché vanno dalla Sicilia alla Sardegna, e da 20 anni insegno anche a quella scuola là. Stasera sono qua che col compito di farvi capire un qualcosina su un qualche cosa che è fantastico, meraviglioso, ma sicuramente misterioso. Il fantastico mondo dei funghi. Quindi andiamo a cercare di capire cosa sono, ecco perché era basso prima, c'era il perché, cosa sono, come si riproducono, cosa servono, quindi a queste domande qua cercheremo di dare risposte nel modo più semplice possibile, perché cerco di semplificarla nel modo, non dico banalizzarla, ma comunque cercare di renderla capibile a tutti. Perché? Perché i funghi sono qualcosa di veramente fantastico che non è facile andare a capire. Qua vedete alcuni funghi di forma classica, ma ci sono forme veramente incredibili, di dimensioni altrettanto incredibili, ce ne sono di enormi, ce ne sono di piccoli. Sono esseri fantastici, esseri misteriosi, e proviamo quindi a capirne qualcosa di più. Perché quando diciamo funghi, cosa succede? Succede che la gente capisce subito che, sono brise, sono porcini, oppure sono chiodini, oppure stiamo parlando dei finferli, i più colti possono capire che forse esiste anche la manita cesarea, ma questa è roba per chi ha il portafoglio bello grosso, è roba che va intorno ai 30-40 euro, 30-40 euro al chilo, ma il più esperto arriva, se gli dici a qualcuno che questa qua si chiama trombetta dei morti e lo vede così nero, dice, grida al tentativo di omicidio, invece questo è uno dei funghi più buoni in assoluto. E poi ci sono i gourmet che mangiano quello che ancora adesso purtroppo per televisione chiamano tuberi, ma sono invece funghi, e sto parlando di tartufi. Questo è quello che normalmente la gente capisce e sa, che a funghi si va in autunno, invece no. A funghi si va 365 giorni all'anno, perché se non crescono sopra terra sta pur sicuro che crescono sotto. E sto parlando dei tartufi, che in questo momento anche sui nostri colli iberici sicuramente sono presenti. Quindi innamorarsi dei funghi vuol dire impegnarsi praticamente solo con terreno coperto, andiamo a sciare, se no altrimenti c'è sempre da divertirsi e da sbizzarrirsi in giro per i boschi. E l'uomo lo sa che questi esseri sono qualcosa di spettacolare, sono qualcosa di prelibato, ed eccolo che, stressato da quei ritmi frenetici della vita moderna, si addentra nel bosco e si riscopre cacciatore. Cos'è? C'è di preda più facile di un inerme fungo che starà ad aspettarti dentro al bosco, e quindi su tutto. E quello che non tirano su lo spaccano, questo è quello che succede. Ma fin qua fanno danni all'ambiente, perché vedremo che i funghi servono e quindi in quanto tali vanno rispettati. Quel che è peggio è che in modo incosciente molto spesso anche raccolgono di tutto, e ogni anno
quattro casi anche l'anno scorso su Bassano, altrettanti qua nel Vicentino, ogni anno succede che qualcuno si intossica o peggio ancora ci lascia le penne. Perché? Perché quando sentono parlare di funghi perdono il lume della ragione. La gente non capisce più nulla e quindi eccoli che arrivano dentro a saccheggiare i boschi e poi le sgradite sorprese che ci impegnano a dover determinarli da cotti o digeriti. E credetemi che oltre a questa inesperienza e avidità nel saccheggiare il bosco, ci aiutano a far danni anche tutta una serie di credenze popolari completamente sballate. Sono cose che affondano le radici nel Medioevo, o addirittura riportate in qualche libro di Plinio il Vecchio, quello che descrisse l'eruzione del Vesuvio che ha seppellito Ercolano e Pompei. E allora eccoli qua che ti dicono che se un fungo è velenoso è perché è stato morso da una vipera o perché è cresciuto su un pezzo di legno. No, un fungo è velenoso perché appartiene a una specie velenosa. O quell'altro che ti dice ma basta farlo assaggiare al gatto. Al di là del cinismo che ci vuole per fare una cosa del genere, sappiate che gli animali hanno un metabolismo completamente diverso dal nostro. Difatti la Manetta faldoides mortale la mangiano sia i conigli e sia le galline e non succede assolutamente nulla. Difatti, per cercare di salvare, e questo è documentato nei libri di storia, gli avvelenati da Amanita falloides che già stavano male e vomitavano come un'autobettumiera, gli facevano mangiare o il fegato del coniglio crudo, pensando che avesse l'antidoto per salvare l'incauto raccoglitore che ha mangiato il fungo velenoso, e a questo ancora andava bene, perché a quell'altro gli facevano mangiare ischitti de poastros mi si hai col mie, insomma, bene ragazzi miei, tanto per dirla in dialetto veneto. E questa è scienza medica di fine 800, ma anche quelli che ti dicono basta metterci dentro lo spicchio d'aglio, la moneta d'argento oppure la fede nunziale, se questi cambiano di colore durante la cottura sta pur sicuro che il fungo è velenoso, se no una coppia di anziani signori di Lusiana, pronto soccorso di Bassano, ho assistito io a quel caso di avvelenamento, abbiamo fatto questa prova e non era successo nulla, per cui non era diventato nero lo spicchio d'aglio, se li sono mangiati e sono finiti tutti e due in rianimazione. Quindi attenzione a queste cazzate qua, sono i consigli della nonna che purtroppo sono ancora ben radicati, che bisogna togliersi dalla testa. L'interesse alimentare per i funghi nell'uomo ha radici antichissime. A radici antichissime ne abbiamo prove, questo è Ozil, conoscete? È quella mummia che sta al museo di Bolzano e che nella sua bisaccia aveva due funghi, o meglio, uno ce l'aveva agganciato al collo a mo' di collana e uno invece ce l'aveva nella bisaccia. E cosa servivano questi funghi qua a Ozi? Servivano non a mangiare, uno serviva per accendere il fuoco. Perché? Perché questo fungo qua, questo, una volta essiccato, ridotto in polvere, bastava una semplice scintilla di una pietra focaia che il fuoco si innescava con un'estrema facilità. E questo invece, una volta non c'erano i frigoriferi e le gastroenteriti erano qualche cosa di micidiale che portavano a morte, serviva per fare dei decotti, perché quel fungo, eccolo qua, Piptoporus betulinus, è un parassita devastante delle betulle, è riconosciuto anche dalla scienza medica avere proprietà astringenti, per cui veniva utilizzato anche a fini, chiamiamoli medici. Ma abbiamo documentazioni storiche che i funghi venivano usati anche nel sud dell'America, questi funghi qua particolari, le slofe, le scorese, come le chiamiamo noi, utilizzavano la polvere di questi funghi per cicatrizzare le ferite, perché uno asciugava, ma il fungo contiene, lo vedremo dopo, degli antibiotici naturali che quindi permettevano di evitare l'infezione della ferita. Qua qualcuno l'ha scoperta perché si è accorto che dalla buffa del limone è stato ricavato, del limone o delle arance, è stato ricavato qualche cosa che ha rivoluzionato le basi della medicina a inizio Novecento. È stata ricavata la penicillina. Penicillina che è un fungo e che ha permesso di debellare malattie che fino ad allora erano mortali. Ma ci si stanno aprendo
degli scenari completamente diversi, e questo è un fungo comunissimo, 3 metri sul versicolo. Bene, ci sono studi recenti ancora in atto, sono state isolate delle molecole su questo fungo qua, che hanno una, ed è interessante per noi maschietti perché il tumore alla prostata è un qualche cosa che riguarda noi e non le donne, che hanno nelle cavie dimostrato una proprietà incredibile nel riuscire a bloccare queste forme tumorali. Da qua a creare il farmaco ce ne passa. Però intanto questo è un fungo, e questo è un fungo che gli cresce sopra, da parassita. Questo è il tartufo dei cervi e questa è la forbice scapitata. Perché ve l'ho messa? Ve l'ho messa perché su questi funghi qua, sugli elaformices, sono state ricavate delle sostanze particolari che si chiamano ciclosporine, che mentre la penicillina ha rivoluzionato la scienza medica, le ciclosporine hanno spalancato le porte dei trapianti. Sono dei farmaci antirigetto ancora oggi utilizzati, quindi il fungo ha anche ben altri interessi che vanno verso la medicina. Se andiamo a vedere le medicine orientali, soprattutto quella cinese, è da 2000 anni che i funghi vengono utilizzati per curare. Però attenzione, perché una volta si curava di tutto con le erbe e l'aspettativa media di vita era intorno ai 40 anni. Buono, dopodiché quando è arrivata la chimica, quando è arrivato tutto quello che ci ha permesso anche di cambiare le condizioni di vita, l'aspettativa di vita adesso è 81 per i maschi e 86 per le donne. E quindi qualcosina è cambiato grazie a quella che è la scienza, non a quelle che erano le credenze che ci ha descritto Plinio il Vecchio con il cucchiaio d'argento che cambiava. E quindi attenzione a questi aspetti legati alle medicine di una volta. Perché? Perché ci trovi sul mercato, ci hanno fatto un business di quello da paura. Questo qua ne hanno fatto delle capsule, non possono venderle come farmaci, si chiama Cordyceps sinensis, in questo caso il fungo è questo affaretto qua, perché quella che vedete qua è la crisalide di una farfalla praticamente mummificata dal fungo. Roba che arriva dal Tibet, roba che costa intorno ai $6,000 il chilo, e qua c'è di tutto e di più che ci ruota attorno. Vero? Alla scienza l'ardua sentenza. Quello che è vero è che oggi ci troviamo invasi da caffè al ganoderma, da di tutto e di più. Sarà vero che sta roba fa bene? Vabbè, io dico che può essere buona, può essere che faccia anche un qualche cosa, ma quando vedo che qualcuno mi propina che cura l'insonnia, le allergie, la stitichezza, l'intestino, il colesterolo, il peso, le aritmie, l'ansia, il disturbo, e poi se vai avanti e vai a vedere su qualche sito internet, dall'unghia incarnita al tumore all'ultimo stadio, e allora dico forse qualcosina non quadra. Attenzione su questa roba qua, vi parlo da tecnico della prevenzione. Allora, se quei funghi sono farmaci, sono registrati come farmaci e vengono venduti dietro prescrizione medica, oppure sono alimenti? Sì, vietato vantare nei confronti degli alimenti qualsiasi proprietà preventiva o curativa nei confronti di malattie umane. Questa è normativa europea. Oppure sono degli integratori alimentari, ma guarda caso la normativa sugli integratori alimentari ti dice che possono essere pubblicizzati con claim sulla salute, con frasi che sono registrate nel decreto che ne autorizza la produzione, e non c'è scritto che ti fanno tutto quello che abbiamo visto prima. Perché? Perché non è possibile registrare una roba di quel tipo, ed è vietato anche per gli integratori vantare proprietà curative o terapeutiche nei confronti di malattie umane diverse da quelle pubblicizzate nel... E difatti non lo trovate scritto nel bugiardino, ma quello che passa porta a porta, a voce, o che trovate dentro sui foglietti che vi danno slegati dal bugiardino, vero o non vero, io vi dico che comunque quella roba là, se pubblicizzata, se non è un farmaco e viene pubblicizzata con tutte quelle,
quantomeno ci sono violazioni a norme amministrative. Se poi vi danno anche la posologia dopo avervi visitato, si chiama abuso di professione medica, perché quella roba o la fa un medico, e un medico deve basarsi sulla farmacopea ufficiale, perché se no lo radiano dall'ordine dei medici. Ok, quindi attenzione a tutto quello che si sta sviluppando da sta parte. Se andiamo indietro, l'utilizzo alimentare dei funghi, al tempo dei romani questo fungo qua si chiama Amanita cesarea perché era il fungo più ambito dai cesari, ed è un qualcosa simile alla velenosa Amanita muscaria, che si chiama muscaria per un motivo completamente diverso, veniva utilizzato dalle nostre nonne al posto del DDT, quando il DDT non c'era. Cosa facevano? Tagliavano giù un po' di Amanita muscaria dentro a un piatto o una terrina con del latte e lo mettevano al centro della tavola. E cosa succedeva? Le mosche ci andavano dentro e ci rimanevano stecchite. Si chiama muscaria perché questo, soprattutto sulla cuticola che riveste il cappello, c'ha un veleno in grado di fare danni anche con noi umani, non solo con... Ma attenzione! Attenzione, è un fungo che non è mortale, come la stragrande maggioranza di noi pensa, il fungo delle fiabe, lo troviamo nelle illustrazioni di... È un fungo che dà una sintomatologia gastroenterica, ma che ha invece delle proprietà allucinogene che erano già note ai tempi dei Maya e degli Aztechi, i quali utilizzavano questo ed altri funghi per avere gli stati di trance che li mettevano in contatto con l'aldilà. Ma sbaglio o in Europa dell'Est però tolgono la e lo mangiano? Senza ok. Avere... C'è chi fa di tutto e di più, liberi di farlo. Io vi dico che quel fungo, è documentato scientificamente, veniva utilizzato nei gulag dell'Europa dell'Est con gli internati politici per non farli fuori. Gli facevano mangiare piccole dosi continuamente di quel fungo, alla fine lo tiravano fuori scemo, perché quel fungo sul nostro cervello fa gli stessi identici effetti delle droghe pesanti. Sì, no, ma togliendo la pellicola sopra, in teoria okay, rimane allucinogeno. Allora, vero che la stragrande maggioranza del veleno è concentrata nella cuticola, ma con tutto il ben di Dio. Mi invito eventualmente a affrontare un corso sui funghi commestibili che c'è in giro per il bosco. Andare a mangiare quel fungo là proprio ce ne vuole. Okay. Lasciamoglielo fare a quelli dell'Europa dell'Est, ma anche in Italia c'è qualche genio che... Vi stavo parlando dell'effetto allucinogeno perché ci sono funghi, se scrivete funghi magici su internet, ragazzi, vi si apre un mondo di quelli che trovate di tutto e di più. Sappiate che ci sono i mushroom, nel senso negozi che vendono funghi, andati in Olanda, andati in Belgio, adesso li hanno un po' ridimensionati. Vendono di tutto, sappiate che in Italia sono vietati, sono inseriti dentro nelle liste delle droghe pesanti, se te li trovano oltre alla dose di utilizzo personale rischi la galera. E li trovi anche commercializzati, questo qua sono delle bustine che mi ha regalato un mio alunno al corso 3, che era un maresciallo dei carabinieri del NAS, che avevano fatto un sequestro su quei negozi etnici, e queste qua è roba che arriva giù dall'Olanda e sono delle tisane, dei tè a base di Amanita muscaria. Sono 15 anni che le ho a casa, continuo a dirgli alla moglie, dai che proviamo, non c'è verso, visto che le ho là. E quindi attenzione, perché diversi di questi funghi allucinogeni è vietato detenerli. Però noi siamo italiani e quindi è vero che è vietato detenere il fungo, non si può commercializzare, ma se vai su internet cosa ti vendono? Ti vendono il panetto di paglia con dentro il micelio, il fungo non c'è, lo porti a casa, lo metti sulla finestra, gli dai da bere, cresce il fungo e poi ti fai lo sballo secondo la ricettina che ti mettono dentro. E sta roba qua non riusciamo a debellarla perché la normativa italiana vieta la commercializzazione del fungo, ma questo non è fungo, punto. Tanto per interesse alimentare che riguarda non solo gli umani ma anche le termiti e le formiche, che coltivano all'interno dei termitai e dei formicai i funghi. Con che scopo? A scopo alimentare, perché si cibano del micelio, di quei filamenti bianchi che vedete qua, ma anche perché il micelio del fungo è in grado di mantenere sano, per quella capacità di ammazzare i biotopi, biocida che sono tutt'altra cosa, biocida che ha nei confronti
di altri esseri viventi. Gli antibiotici che noi utilizziamo sono stati ricavati dai funghi, e quindi il fungo che gli garantisce la salubrità all'interno dei loro nidi, sui quali poi a volte crescono dei funghi. Questo è Termitomyces giganteus, ed è un fungo che in Africa cresce sui termitai. Guardate che razza di sberle, veramente incredibile. Ma anche da noi capita di trovare sui termitai. Ci sono due specie che crescono spesso sui termitai, uno è Agaricus macrosporus, sberle di questo tipo, e l'altra è Amanita rubescens, che normalmente la trovi così, ma sui termitai la trovi tre volte tanto. Ma funghi giganti interessanti ce ne sono diversi che crescono nelle nostre latitudini. Guardate qua, questo l'avevamo esposto, questa qua pesava la bellezza di 7 kg, l'avevamo esposta 3 anni fa in mostra a San Michele. Questo qua l'ho trovato sul viale dei Tigli in centro a Rosà. Questo, questa sberla qua da 7 kg e 8 a Sella Valciugana. Veramente un mondo fantastico. Guardate qua, in centro a Pove, un altro fungo a Sella Valciugana. Queste qua trovate su un'aiola in centro a, a Cassola. Funghi veramente fuori, fuori norma. Porcini che a volte arrivano a dimensioni incredibili, incredibili fino a un certo punto. Questo è il massimo che io ho trovato di documentato certo come dimensioni. Poi Radio Scarpa fa il resto. Radio Scarpa ti racconta che crescono funghi di queste dimensioni qua. Ma questo si chiama Photoshop, che non ha nulla a che fare con quello che normalmente invece cresce, cresce in giro per i boschi. Allora, chiusa questa, questa introduzione, andiamo a vedere un attimino invece quello che è l'aspetto, l'argomento vero della serata. Che cos'è un fungo? Un fungo è un essere vivente, ed è un essere vivente che, il fungo è questo, questo è il suo frutto. Ah, cominciamo già a capire qualche cosa. Allora, esiste un essere vivente nascosto ai nostri occhi, formato da filamenti finissimi che si chiamano ife, che nel loro insieme costituiscono il micelio, che in condizioni ottimali fruttificano, buttano fuori questi spettacolari, incredibili corpi fruttiferi, che quindi sono dei frutti, che hanno il compito di fare cosa? Di produrre dei semi per assicurare la riproduzione della specie. Semi che sono particolari, non sono come, come quelli dell'insalata. Non è che metti giù un semetto e ti nasce il fungo. Ci sono semi maschili e semi femminili. Quindi già da qua capiamo che sono diversi rispetto, rispetto alle piante. Ma rispetto alle piante sono diversi anche perché? Perché le piante hanno quella sostanza miracolosa che si chiama clorofilla, che gli permette di compiere la fotosintesi clorofilliana e trasformare acqua e sali minerali in nutrienti. I funghi non ce l'hanno, e quindi i funghi, come noi animali, devono trovare quella sostanza già preformata in natura. Ma questo l'argomento lo affronteremo tra un attimo. Intanto abbiamo capito che l'essere vivente è il micelio, e quello che noi andiamo a cercare a raccogliere è un frutto. E come ogni frutto ha il compito di produrre i semi, e quindi capiamo che la distruzione volontaria dei frutti, dei funghi, porta a danni per la sua riproduzione. Primo messaggio ecologico: impariamo a rispettare quello che non ci interessa, perché se è là, sta pur sicuro che una funzione all'interno dei delicati equilibri ambientali il fungo ce l'ha, e poi andremo a vedere quali sono. Abbiamo detto che ha il compito di produrre semi, semi che sono piccolissimi. Vedete? I semi sono ubicati qua sulle facce delle lamelle e cadono. Questa robetta nera che vedete qua sono milioni di spore. Questo che vedete qua è il cappello di un fungo tagliato in gambo, appoggiato su una lastra di vetro, e il giorno dopo qua ci sono miliardi di spore. Roba che 5, 10 millesimi di millimetro, che per vederle bisogna andare al microscopio, un qualcosa di veramente piccolo. Ed eccolo qua, quindi, il nostro micelio che in condizioni ottimali butta fuori il corpo fruttifero, che sulla faccia delle lamelle ha questi organi particolari che si chiamano basidi, e quali sono agganciate le spore, che cadono per gravità, maschio e femmina, vengono disseminati nell'ambiente. O maschio e femmina, se non si incrociano, non sono in grado di riprodursi, ma quando si incrociano danno origine a quel micelio secondario che permetterà alla specie di perpetuare la sua riproduzione andando a produrre nuovi funghi. Ecco, abbiamo già capito qualche cosa di particolare. Abbiamo capito che ci sono
semi di sesso maschile, spore di sesso maschile, spore di sesso femminile, e che quindi la probabilità che si generi il micelio secondario dalla fusione dei due miceli è molto molto bassa. Per cui rispetto all'insalata che piglio il seme, lo metto giù e nasce, i funghi hanno bisogno di avere miliardi e miliardi di semi, perché la possibilità di andare a che arrivino nel posto giusto, nel momento giusto, che germinino assieme, che si trovino e che poi ci sia la condizione per, li rende estremamente diciamo vulnerabili. Non è facile che questo accada, ed ecco quindi la necessità di produrre enormi quantitativi di spore, e madre natura qua gli ha dato una mano. Voi pensate ai funghi, normalmente un cappello di 10 cm quadrati, se la superficie fertile sotto fosse liscia, 10 cm quadrati di superficie fertile, quanti basidi, quante spore può produrre? Poche. Ma avete mai guardato bene un fungo sotto? Non sono mai lisci. O hanno le lamelle, e la parte fertile è la superficie di ogni lamella, quindi conti le lamelle, calcoli l'area di una superficie, la moltiplichi per due volte il numero di lamelle e 10 cm quadrati diventano metri quadri. E quando parliamo di porcini c'è la spugna. Là, se vado a vedere, ci sono dei tubicini con un foretto. Le spore cadono ed escono dal foretto. Calcola l'area interna di ogni cilindro, moltiplicalo per il numero dei tubicini e troverai che anche quello metri quadri. Madre natura che ha dato questo stratagemma incredibile per permettere ai funghi di produrre una quantità enorme di semi, proprio per il motivo che vi ho spiegato prima. Ma gli ha dato anche un qualche cosa di particolare. Vi siete mai chiesti perché i funghi sono fatti così? Sono fatti così perché qua sotto c'è la parte fertile. E la parte fertile normalmente cosa fa? Produce le spore che a maturità si staccano. E sapete cosa succede sotto qua? C'è un'umidità diversa da quella dell'ambiente esterno. Le spore si staccano, cadono, si creano delle correnti ascensionali che fanno salire le spore in alto. Quindi c'è la necessità che perché questo succeda, in natura il fungo sia messo perpendicolare alla superficie terrestre, perché è la forza di gravità che fa cadere le spore. Tu piglia un fungo di questi qua e giralo rispetto alla posizione naturale che lui deve avere per disseminare le spore, e guardate cosa fanno da soli. Lo giri di fianco e lui si mette perpendicolare. Sei cinico e lo vai a girare sotto sopra? Sta pur sicuro che lui trova il sistema di andare a girarsi e mettere il cappello con le lamelle che guardano in giù, proprio per quel motivo che le spore devono cadere e poi, grazie alle correnti ascensionali, andare a disseminarsi nell'ambiente, permettendo la enorme diffusione e quindi la possibilità di riproduzione. E qua? Questi qua sono funghi particolari. Sono funghi che disseminano le spore nell'ambiente in un modo veramente incredibile, poi ve lo faccio vedere. Ma guardate cosa sono in grado di fare. Bucare l'asfalto. Madonna, un fungo. Questo qua è un fungo tenerissimo, buonissimo, uno dei più buoni funghi commestibili, fungo dell'inchiostro, ma non è questo l'argomento della serata. Come fa un fungo così fragile che dopo qualche ora che è nato, e poi lo vedremo, si dissolve e diventa inchiostro? Con lo stesso principio di quello che succede con i martinetti idraulici. Vi ho spiegato che il micelio è costituito da ife, sono dei tubicini, che nel caso della produzione del corpo fruttifero si concentrano e diventano tantissimi tubi all'interno dei quali scorre dell'acqua. L'acqua sotto pressione sviluppa, come l'olio sotto pressione, che fa muovere il bene delle ruspe, sviluppa una forza incredibile, ed ecco che un fungo di per sé fragilissimo riesce addirittura a spaccare l'asfalto e riuscire a germogliare. Eccolo qua, sono funghi. Questa foto è stata fatta alle 6, il 6 di ottobre alle 10 del mattino, il 7 di ottobre alle 6 di sera. Guardate cosa è diventato e guardate cosa succede. Si fa su come uno straccio, si trasforma in inchiostro, che è nero perché ci sono le spore dentro, e questo qua invece sfrutta un principio diverso, quello del trasformarlo in un liquido ricchissimo di spore per facilitare la disseminazione nell'ambiente. Funghi che crescono e spariscono in pochissimo tempo, anche i porcini. C'è chi giura,
intanto guardate quante volte passa il giorno e la notte, che sono andati nel bosco, gli ha trovato tre belise spettacolo, tornai in trio tre ore dopo, gli era una in mezzo ai tre busi che gli ha tolto su, grande come tutte e tre messe insieme. Passa in oculistica perché non è possibile, perché un fungo dal momento in cui spacca, e attenzione, compie gran parte del suo sviluppo molto spesso completamente sottoterra, per cui trovi certi gnocchi anche da 3-4 etti in mezzo chilo completamente nascosti. Dopodiché allunga il gambo, l'allungamento del gambo è relativamente veloce, ma che non mi vengano a dire che sta roba qua si... c'è chi dice basta che stai zitto nel bosco e li senti che... siamo arrivati anche a questo. No, non funziona così. Dal momento in cui un fungo comincia a affiorare sulla superficie del terreno, a quando diverrà maturo, vale a dire con la spugna sotto, in questo caso verdina, diventa verde perché le spore sono mature, ci vogliono non meno di 3 giorni. Non meno di 3 giorni in condizioni ottimali. Altrimenti andiamo oltre una settimana. Questo è quello che madre scienza ci dice. Dopodiché... vi ho detto che i funghi disseminano le spore nell'ambiente, guardate questo, guardate che meraviglia, sembra un centrino delle donne di Burano, e questo fungo qua bellissimo, puzza, avete già capito da cosa siamo nel dopo cena, non ve lo dico, se arrivano le mosche, e perché così bello puzza? Per attirare le mosche, questa mucillagine qua è ricchissima di zuccheri e, udite udite, spore. Le mosche puzza da feci, quindi arrivano le mosche che mangiano sta roba qua. Assieme agli zuccheri ingeriscono anche le spore, piccolissime. Stiamo parlando di 3, 5, massimo 10 millesimi di millimetro, che entrano nel loro apparato digerente, passano indenni attraverso l'apparato digerente e poi come il P52 te le mollano in giro per l'ambiente. Stratagemma efficacissimo per assicurare la riproduzione e la disseminazione, soprattutto. Guardate questo fungo qua, sembra più un pulipo che non un fungo. È un fungo che io ho fotografato sulle colline attorno a Mussolente, è un fungo tropicale che 20 anni fa non esisteva in Europa, è arrivato in Germania, con importato dai vivaisti che hanno importato in Germania le piante tropicali. Guardate che razza di meraviglia, bellissimo da vedere, impossibile quasi capire che è un fungo, però puzza perché c'è una mucillagine, e anche questo qua ha lo stesso identico stratagemma, attira le mosche, e vedete poi cosa succede, ma non solo le mosche, attira coleotteri, attira altri insetti che se ne cibano, e poi con le loro feci vanno a disseminare nell'ambiente le spore. Ed ecco, grazie a questo stratagemma, che in 20 anni questo fungo, che è arrivato, come vi dicevo, importato dai vivaisti in Germania, oggi lo troviamo tranquillamente anche nella nostra provincia. Ha invaso praticamente tutta Europa grazie a questa estrema facilità di disseminazione. E questi altri funghi qua, guardate questo bellissimo, si chiama Geastrum, Geo, Terra, Aster, Stella. Si apre spingendo in alto questo sacco che contiene le spore per esporlo all'azione della pioggia. E vedete cosa succede? Questi sbuffi di spore che escono dal cratere vengono disseminate nell'ambiente. Stratagemma efficacissimo. Questo che vedete qua sotto ha lo stesso identico stratagemma, però è più evoluto rispetto a questo, perché quando viene il secco va a chiudersi e a proteggere la parte fertile in attesa che torni in umidità che lo fa riaprire ed espone il sacco alla facilità di esposizione nel momento più favorevole, quando c'è l'umidità. E queste sono le sloffe, le scorese, quelle che chiamiamo noi in questo modo. Eccole qua, vedete, diversi tipi che grazie all'azione battente della pioggia poi disseminano le spore nell'ambiente. Ci sono delle vesce incredibili, sappiate che qua sono documentate in natura bestie che superano il 1,30 m di diametro, questa qua era quasi 6 kg. Cosa fanno queste qua? Queste buonissime da mangiare, eccezionali quando sono fresche, vedete? Diventano leggerissime, si sfalda la membrana, si staccano dal terreno e il vento le fa rotolare, e ogni volta che toccano terra guardate che nuvole di spore. Altro stratagemma micidiale messo a punto dai funghi per far sì che le spore vadano il più distante possibile, assicurando la loro dispersione nell'ambiente e aumentando quindi la possibilità
di riproduzione. Questi sono dei funghi che stanno nascendo in questi giorni qua. Bosco ancora completamente morto, su ramiti di legno si trovano questi funghi dove le spore sono contenute all'interno di una specie di pisello, però che c'è un coperchietto qua in cima. Avete visto la mosca là in cima cosa ha combinato? Qua dentro c'è dell'umidità, bastano delle solleticazioni esterne, anche il solo raggio di sole, il calore di una mano, il passaggio di un insetto come la mosca, che qua dentro aumenta la pressione. Questo qua funziona come un cannoncino, si spalanca, le spore vengono catapultate fuori e le avete viste volare in alto. Questi sono degli ascorbiceti, altra categoria di funghi, che hanno messo appunto stratagemmi completamente diversi. E guardate questo avviene nell'arco di qualche ora. Questi sono funghi, guardate cosa succede, bah, bellissimi. Qua siamo a Murano invece che a Burano, guardate che roba, sembrano delle creazioni in vetro spettacolari. Per vederli però vi garantisco che non è proprio il massimo, devi andare via quando è ancora quasi buio, nelle mattine d'estate umide, e mettere il naso dentro dei bois de vacca, quello è il posto dove crescono. E non crediate di vederli così facili, questa è roba che in larghezza arriverà sì e no, i più grandi al millimetro e mezzo, due, e in altezza saremo a mezzo centimetro. E cosa succede? Si sviluppano di notte, vedete dentro qua c'è umidità, al primo raggio di sole l'umidità fa aumentare la pressione e questo disco qua, come un disco volante, viene sparato via alla velocità di un proiettile che esce dalla canna della pistola, la velocità con cui viene sparato via. Questo è un disco che può essere proiettato a decine di metri di distanza, è vischioso, per cui dove arriva? Qua! Si appiccica e poi ci pensa il sole a farlo aprire, ed ecco altro stratagemma efficacissimo di disseminazione. E questo, altri funghetti bellissimi, sembrano dei canestri con dei nidi con dentro degli ovetti, piccolissimi, pensate che qua siamo al centimetro e mezzo di diametro nei più grandi. Ma perché madre natura avrà fatto un fungo fatto in questo modo qua? Semplice, sfruttando l'azione delle gocce di pioggia. Cosa succede? Quando la goccia di pioggia fa canestro, fa schizzare fuori gli ovetti. Gli ovetti hanno un filamento vischioso lungo tra i 20 e i 25 centimetri. Vengono catapultati fuori e poi cosa succede? Succede come con le bola sargentine o i palloncini che scappano dalle mani dei bambini, pensate alle fiere, no? Il palloncino che corre con il filamento trova un rametto, tac, la velocità è tale per cui, come le bolle sargentine, si fa su e rimane là, appiccicato. Difatti, quando trovate questo fungo, cercate dei fili d'erba attorno ed eccolo là, uscito e rimasto invischiato con il suo filamento sul rametto. Il sole poi lo fa schiudere e le spore da situazione privilegiata riescono a disseminarsi nell'ambiente. E qua? Questi sono i tartufi, ma i tartufi crescono sottoterra, e come fanno a disseminarlo? Semplice, il buon Dio gli ha dato quell'aroma che viene pagato l'ira di Dio, ma non per finire sulle tagliatelle, per far sì che nel momento in cui il fungo è maturo sotto venga scovato dagli animali del bosco, che sono scoiattoli, che sono tassi, che sono cervi, che sono caprioli, che sono cinghiali, i quali mangiano il fungo maturo, le spore passano indenni attraverso l'apparato indigerente e poi vengono disseminate nell'ambiente con le loro fatte. Ecco come avviene la disseminazione dei funghi che crescono sottoterra. Ed altri, guardate questi, si chiama Micena lux eterna, si accende di notte. E ci sono diversi funghi che bioluminescenti che si accendono di notte. Ma sapete perché si accendono? Questi sono funghi effimeri che durano pochissimo tempo, che si sviluppano con l'umidità della notte e in quel momento devono farsi vedere da chi? Dagli insetti che se ne cibano, e con lo stesso stratagemma degli altri vanno a disseminare le spore, perché appena arriva il sole questi funghi qua, roba piccolissima, spariscono e non li vediamo più. E questo chi è? Questo lo conoscete, il chiodino. E sapete che non il fungo, ma il micelio del chiodino, che sono quei cordoni che si vedono sotto la corteccia degli alberi neri, nelle notti d'estate umide, quando il micelio si sviluppa, è bioluminescente.
ecco qua che forse abbiamo trovato una spiegazione scientifica all'aspetto dei folletti, basilischi, anguane, tutto quel casino che i nostri nonni vedevano di notte in giro per i boschi, quelle fiammelle fatue generate dal micelio dei funghi bioluminescenti. Anche questa è una spiegazione. Bene, abbiamo capito quindi che sono dei frutti che producono dei semi, che hanno messo in piedi degli stratagemmi efficientissimi per andarli a disseminare nell'ambiente, e adesso andiamo a capire come fanno a vivere. Perché questo è un aspetto importantissimo. Importantissimo perché? Perché contiene, uno, un messaggio ecologico, ci permette di capire qual è il loro ruolo come regolatori dell'ecosistema naturale. Secondo, ci dà delle informazioni come raccoglitori che, se noi capiamo di cosa hanno bisogno, poi diventa più facile a capire dove andarli a cercare. Perché? Perché so che alcuni funghi hanno delle esigenze nutritive rispetto a degli altri. Adesso facciamo una carrellata su questo aspetto qua. Allora, abbiamo detto che non hanno la clorofilla e quindi non sono vegetali, perché non sono in grado di trasformarsi gli elementi nutritivi semplici, acqua e sali minerali, in sostanze organiche. Li devono trovare in natura. E come fanno a trovarli? Se li possono procurare in tre modi diversi. Ci sono i funghi parassiti, che vivono a spese degli esseri viventi, ci sono i funghi saprofiti, che vivono sui prodotti di rifiuto degli esseri viventi, e ci sono i funghi simbionti, che vivono assieme agli esseri viventi. Adesso andiamo a vederli uno alla volta, cosa combinano queste categorie di funghi qua. Cominciamo dai funghi parassiti. I funghi parassiti cos'è che fanno? Sfruttano quelle soluzioni di continuità, rotture di rami, potature, schianti da fulmini, da neve, da vento, per arrivare alla spora. Produce il micelio primario, si incrocia con quell'altro e il micelio comincia a andare dentro, quindi sulla pianta, provocando malattia e molto spesso anche morte. Questo è un faggio spettacolare, pianta che sicuramente passa di un bel po' i 100 anni, e la vedete? E sapete chi è che la sta uccidendo? Eccolo qua, questo è un funghetto, questo fungo qua si chiama Mucidula mucida, è uno dei più temibili parassiti del faggio. Nella Camargue francese ha distrutto migliaia di ettari di faggete, ed è un fungo che fa il suo compito, quello di portare a morte chi? Non certo i soggetti più sani, perché non riesce ad attaccarli. Aggredisce quei soggetti debilitati che hanno subito traumi, e quindi cosa fa? Fa morire i più deboli, e automaticamente i più forti avranno più luce, più acqua, più sali minerali. Quindi il fungo parassita si comporta, quando il sistema è in equilibrio, attenzione, perché se ragioniamo dentro nei frutteti o nei vigneti senza trattamenti, sta pur sicuro che dentro là, se non intervieni, fa il macello. Ma siamo in un ambiente antropizzato, non siamo in un ambiente naturale. Nell'ambiente naturale va a colpire solo quei soggetti là, portandoli a morte a vantaggio degli altri, quindi si comporta come selezionatore naturale. E quindi anche il fungo parassita, al di là di quelli che aggrediscono le culture e che quindi sicuramente dobbiamo in qualche modo andarli a debellare, quelli che vivono nell'ambiente naturale sono utili. Sono utili anche perché ci danno dei prodotti incredibili, questo pioppiello, pioppino. Aspettate che arrivi giù un po' di pioggia e da metà marzo questo lo cominceremo a trovare. E poi regolarmente, se la stagione va via bella umida, non dico ogni mese, ma 5, 6, anche 7 fortificazioni nell'arco dell'anno sulla stessa pianta le fa. È un parassita che provoca danni, certo che provoca danni. Però questo qua, a differenza del chiodino che vedremo tra un po', è un parassita che aggredisce il durame. Che cos'è il durame? È la parte vecchia del legno, è la parte morta del legno che sta in mezzo e che ha fondamentalmente funzioni meccaniche di sostegno. Per cui la parte esterna, dove corrono i vasi della linfa, dove c'è il cambio che produce il nuovo legno, non viene aggredita da questo fungo, per cui questo è un fungo che permette alla pianta comunque di continuare a vivere per decenni. Io ho una pianta dove ero bambino che li andavo a raccogliere ed è ancora là, la pioppa così. Okay. Altri invece sono più devastanti, eccoli qua.
e sono funghi, questi qua sono i geloni, le sbrise le trovate tranquillamente anche al supermercato. Adesso l'ultima buttata l'hanno già fatta con gli ultimi momenti di umidità che ci sono stati dopo le feste, perché se no questi qua vanno avanti fino a febbraio, fine febbraio, da metà ottobre, e sono dei funghi buonissimi. Ma sapete come si fa a trovare questi funghi qua? Bisogna cercare le piante, sì, è vero, bisogna cercare le piante, ma siccome che questi qua fanno danni sulle piante, avete visto il faggio di prima che va a seccarsi, ok, vi sto dicendo che a volte per imparare ad andare a funghi bisogna guardare l'aria. Dove io vedo una pianta che si sta seccando, state pur sicuri che dentro c'è uno, non dico questo, o il pioppè, o il piopparello, o il chiodino, c'è un fungo. Continua ad andarci sotto e prima o poi, nel momento in cui butterà fuori il frutto, capirai chi è. E se il frutto è di quelli buoni da mangiare, sta pur sicuro che è. Vai anche a nozze, eccolo qua il chiodino. Vedete cosa combina? Entra nel legno, queste sono le rizomorfi, i cordoni di micelio. Chiodino è un parassita devastante, perché a differenza di quell'altro, cosa fa questo? Il micelio entra e si sviluppa tra la corteccia e il cambio. Stacca la corteccia dal cambio, entra l'aria, il cambio si secca, che è la parte che produce il nuovo legno, e la pianta muore. Quando vedete chiodini su una pianta, state pur sicuri che sia già ora di darvi l'estrema unzione, perché è questione di qualche anno e viene giù di sicuro, perché vedete cosa combina. Cosa combina poi? È un fungo devastante. Questo signore qua, Armillaria ostoia, che è il chiodin del peso, quel che cresce in montagna, una notizia, è il più vecchio e il più grande essere vivente oggi conosciuto al mondo. Alcuni ricercatori, sorvolando delle foreste nell'Oregon, si sono accorti di una macchia enorme, 890 ettari pari a 1665 campi da calcio, di piante morte. Cosa hanno fatto? Sono andati giù e hanno prelevato dei campioni lungo tutto il perimetro e si sono accorti che chi ammazzava le piante era il micelio dell'Armillaria ostoia. Oggi, grazie al DNA, è possibile vedere quanti soggetti di Armillaria ostoia erano. Ed era un solo soggetto, il cui peso stimato è 600 tonnellate e l'età 2400 anni. Un fungo il più grande e più vecchio conosciuto, essere vivente oggi conosciuto al mondo. Ed ecco qua cosa fanno, vedete? Si sviluppano belli buoni quando sono così, e poi guardate questo enorme abete, sta carie qua all'interno, è dovuta a questo signore qua che ha indebolito la pianta e poi il vento ha pensato a farci arrestare. Parassita veramente devastante. Ed eccoli qua in ambiente urbano, a volte formano delle cose strane. A volte, guardate, inglobano addirittura i segnali stradali. Quello che è certo è che sulle alberature stradali, che sono sottoposte a potature indiscriminate e assurde, in modo, invece che intervenire ogni anno per mantenere una pianta nel, ci vanno dentro ogni 10 anni e ti tagliano giù. Roba così, è ovvio che dentro là poi arrivano i funghi che fanno casino e poi succedono questi casini qua. E poi qualcuno si incazza perché qualcuno dice che bisogna tirare via le alberature. Beh, allora lasciamole là che succedono queste cose, ovvio che bisogna studiarci su, ma sappiate che in questi ambienti purtroppo sono cose che succedono e possono creare danni veramente, veramente seri. Funghi parassiti che a volte ti fanno pensare a tutto via che. Queste sono delle distese di rododendro, sulle quali vedi questa specie di melette che ti viene da pensare che quello è il frutto del rododendro. Col cavolo, questo è il killer del rododendro. È un fungo che si chiama Exobasidium rhododendri, che lentamente porterà la pianta del rododendro a morte. E qua funghi parassiti dei loro simili. Scleroderma citrinum, sul quale ci cresce un piccolo porcino, si chiama Parasiticus, proprio per l'habitat esclusivo, cresce solamente sui corpi fruttiferi di un altro fungo. Guardate questo qua, su un fungo marcescente, questo sul cappello di un altro,
di un altro fungo. Funghi che attaccano di tutto, anche i loro simili, e proprio grazie a questa capacità cosa è successo? È successo che alcuni studiosi hanno registrato come prodotti fitosanitari alcuni funghi. Tricoderma, se glielo nomini a un coltivatore di funghi, ti fucila. Perché? Perché è il nemico giurato delle coltivazioni di pioparelli, di agaricus. Quando entra il tricoderma verde dentro su quelle coltivazioni, bisogna chiudere le fungai. Perché? Perché mangia gli altri funghi. Bene, alcuni studiosi sono riusciti a selezionare dei tricodermi che vengono volutamente inoculati sulle colture orticole per andare a combattere i funghi che altrimenti dovremmo utilizzare dei pesticidi. Quindi una lotta biologica naturale grazie ai funghi nei confronti dei loro simili. Funghi che si mangiano di tutto, compresi gli animali. Qualche volta capita anche a noi di andare in piscina, ti arrivi a casa col fungo, non è che poi ti crescono le brise sulla pelle, sono funghi microscopici, però anche quelli sono funghi. E guardate questi, sono quelli che vi ho fatto vedere prima sulla crisalide della farfalla, sono delle cordyceps, non risparmiano assolutamente nulla, e anche in questo caso hanno messo a punto dei funghi, delle spore di funghi che vengono inoculate nell'ambiente e che sono in grado di andare ad ammazzare gli insetti. Vedete? Questi qua che sembrano dei dardi, invece piantati sul, sono dei dardi che escono dall'animale, dopo che l'animale ha mangiato la spora, il micelio si è sviluppato al suo interno, e questi sono i corpi fruttiferi che si mangiano l'animale per permettere il loro sviluppo e la riproduzione. Funghi incredibili che addirittura uno studio americano ha evidenziato come intelligenti. C'è un fungo che entra nel corpo delle formiche quando queste mangiano, e cosa fa? Il micelio si sviluppa al suo interno, si localizza nel cervello della formica, e quando le condizioni sono giuste per la sua riproduzione, cosa fa? La fa salire in alto, la fa ancorare con le sue tenaglie, la uccide. E poi, eccolo là, il corpo fruttifero che esce e che produrrà le spore che verranno disseminate nell'ambiente. Questo succede con diversi insetti, con le cavallette, con le farfalle. E questo viene utilizzato come lotta biologica nei confronti dei parassiti, degli insetti parassiti. Veramente un mondo affascinante, un mondo incredibile, un qualche cosa di strano. E questo è un fungo bellissimo, è un fungo che si trova durante tutto l'arco dell'anno, si chiama Schizophyllum comune. Guardate l'eleganza di queste lamine. Questo fungo qua, sapete dove è stato trovato? È stato trovato all'interno del corpo umano. Un signore, il quale ringrazia i funghi, aveva dei problemi respiratori, gli fanno i raggi e gli trovano una macchia in un polmone. Quindi dite che ammazzate un polmone e gambe, comincia già a fare intervento, prima biopsia, hanno capito cos'era, poi intervento. Quella macchia sul polmone era il corpo fruttifero di questo fungo, la spora che è entrata, inalata, è arrivata sul polmone, ha sviluppato il micelio è stato in grado di produrre il corpo fruttifero all'interno del polmone dell'uomo. Cose veramente incredibili. Sappiate che un altro studio americano, vi ricordate le vesce che avete visto prima? No? Vi ho detto che le utilizzavano per cicatrizzare le ferite. Beh, ce ne sono alcune di quelle, tanto per tornare ai funghi allucinogeni, che hanno effetto di quelli da sballo a buon mercato. Bene, uno studio su una popolazione giovanile in America, okay, di una città americana, dove c'era una botta di bocce tra i 15 e i 25 anni, tutti quanti con problemi di enfisema polmonare, tutti quanti con ma cazzo è successo, cosa succede, cosa non succede, e si sono accorti che questi qua, qualcuno gli aveva insegnato che sniffando invece che la coca le spore del fungo avevano l'effetto allucinogeno, questi qua ci davano dentro da matti, e il problema è che poi hanno cominciato a svilupparsi il micelio dentro il polmone e si sono formati questi blocchi che hanno generato questi enfisemi, tanto per dirvi quanto strani possono essere i funghi, funghi che possono a loro volta diventare ricettacolo di parassiti, o meglio, delle piccole
degli piccoli habitat esclusivi, delle nicchie ecologiche all'interno delle quali si sviluppano poi degli insetti micetofilidi, eccoli qua, e sui quali poi si sviluppano poi degli insetti che si nutrono di questi insetti qua. Avete capito anche l'importanza del fungo come nicchia ecologica per la riproduzione di altri esseri viventi? E che ne fa ostiamo, perché quando che troviamo una brisa con dentro i bai, porco demonio, canta, ragazzi, ma già qualcuno. Anche il porcino. Eh sì, la brisa, il porcino, ok? Brisa, porcino, brisotto sono la stessa cosa. Ah, sì, sì, ok. Sì. È solo che uno è appena nato, ma quell'altro è un po' più grande e l'altro non è un vecchiotto. Ok, buttarlo via, se è tanto verminato, sì. Se no c'è un sistema per togliere, perché se no li porta a casa e li secca e li mette in acqua e sale, gli infane tutti i colori, ma c'è un sistema semplicissimo per togliere i vermi dal fungo. Normalmente l'insetto deposita le uova o alla base del gambo o dentro i buchi dei tubicini. Là sono i vermi. E cosa fanno i vermi durante il loro sviluppo? Sono insetti che quando avranno completato il loro sviluppo faranno la metamorfosi e poi dovranno iniziare a volare. E quale piattaforma di lancio più comoda che non il cappello del fungo? E quindi cosa fanno? Vanno sempre in su, perché quando saranno in cima saranno grandi abbastanza per essere nella posizione. E allora basta, quando lo stacchi, metterlo a girare. Ti lasci un po' che di ore girare, te tagli via a base del gambo i vermi se tutti qua, o se no dai poverini e foranno risolto. Fanno male mangiare quei vermi? Allora, fanno male, punto di domanda. Non c'è nessuna evidenza scientifica che ci parli di problemi di alcun tipo riferita a. Quello che è certo è che non ci sono mai stati fatti studi sopra. E se proprio devo mangiare, un fungo mi sta bene, ma mangiare un fungo digerito e cagafora da un insetto, ragazzi, se gliene è qualcun, mangerò qualche proteina in PFD, finito. Ma c'è gente che porta a casa di quella roba, veramente. Cioè, mi è capitato anche un paio di volte al ristorante che ordini la zuppa di porcini e ti vedi a passora chi galleggia. Vabbè, sono proteine in più per quello, non è che si muore. Sappiate che con gli insetti si giocherà il futuro dell'università, dell'umanità. Cioè, se continuiamo a crescere ai ritmi attuali, dai 5 miliardi e di 30 anni fa siamo a 7,5, stimato che passeremo i 10 nel giro di poco tempo. Ma la spina che diventa verde, quindi si può mangiare? Poi finisco questo e poi ne dico una cosa. E il problema è che se noi pensiamo di sfamare quella che sarà i 10 miliardi che arriveremo a essere tra qualche anno con il sistema di alimentazione che abbiamo oggi, addio, spariamo tutti. Perché soprattutto sappiamo che il grosso problema è legato alla produzione delle carni, sono gli allevamenti zootecnici che ci creano tutta una serie di problemi. Bene, sappiate che c'è già un terzo di popolazione mondiale che vive mangiando di questa roba qua, insetti. Sappiate che il coefficiente di energia necessario per produrre un chilo di carne è sufficiente per produrre le proteine di un chilo di carne, è sufficiente per produrre 5 kg di proteine da insetto. Ecco qua. E allora il futuro sarà quello di mangiare grilli, cavallette, fritti, lessati, vedrete che non ci manca tanto che arriveranno anche da noi, proprio per questo motivo qua, per la facilità di andare a produrre proteine nobili con un coefficiente energetico 5 volte minore rispetto a quello di un chilo di carne. La spugna verde del porcino diventa verde perché dentro ai tubicini ci sono i basili, quelle clave che avete visto, con le spore che si staccano a maturità ed escono dal buchetto. Quando le spore diventano mature, diventano verdi. Ecco perché le spore diventano verdi. Ma perché si prende bianco e arriva a casa se lo Perché? Perché il fungo nel suo DNA, quando sente che le condizioni non sono più quelle giuste, devo produrre le spore, perché se no io muoio, devo produrre un qualche cosa che darà la possibilità a nuove generazioni di continuare a procreare. E quindi ecco che
comincia a cedere al processo di catturazione delle spore. Comunque si può sempre mangiare, sì. Allora, se la muffa non è ammuffita e non ha dentro di sta roba qua, state pur sicuri che si può mangiare, sì, però se noi pigliamo funghi in quelle condizioni e li facciamo trifolati classici, viene fuori pal pan, ok? Perché si spapola, sì. Ebbene, se noi dobbiamo fare il fondo per un riso, per una pasta, o meglio ancora una zuppa, voi altri mangiate i pomi crui e i pomi fatti, quasi di buoni. E quindi un porcino fatto con la spugna verde, in termini di sapore, è migliore di quello piccolino. Il problema è che se lo devo mangiare nel modo tradizionale, è spappolato. Ma se io devo fare una zuppa, devo fare una crema, devo fare un fondo per un riso, una pasta, state pur sicuri che la spugna serve. E come? E come che serve? È una bomba di sapore. Basta che non sia verminata o alterata, ovvio. E adesso andiamo a vedere invece i funghi saprofiti. I funghi saprofiti cosa fanno? Vivono sui prodotti di rifiuto degli esseri viventi. Un bosco rimarrebbe soffocato dai propri prodotti di rifiuto se non ci fossero i funghi. Ceppaglie, rami, foglie che cadono vengono aggrediti dai funghi che si sviluppano al loro interno e il micelio va a demolire la lignina, la cellulosa e in alcuni casi, guardate che disegni spettacolari, viene inoculato volutamente, controllato e bloccato soprattutto sul ciliegio per produrre legni di qualità. Se lo lasci andare invece lui digerisce tutto e trasforma quello che era legno in humus. È il decompositore, il fungo che chiude il ciclo della materia, che restituisce le sostanze nutritive al terreno che verranno poi riassorbite assieme all'acqua dalle piante, portate sulla chioma e andranno a produrre nuove sostanze nutritive per la pianta, per gli animali e per i funghi. Ecco quindi che abbiamo capito che sono degli spazzini. E se non ci fossero i funghi, i boschi sarebbero soffocati dai loro stessi prodotti di rifiuto. Ecco qua cosa riescono a fare. Demoliscono lignina e cellulosa e la trasformano in qualche cosa che diventa poi il substrato per far ripartire la vita. E quindi i funghi parassiti selezionatori, i funghi saprofiti spazzini. Ecco il ruolo fondamentale di questi funghi qua. Questo è il riccio di una castagna, questi sono dei funghetti che crescono solo ed esclusivamente sul riccio della castagna. È una rostroegna, nessun interesse alimentare, ma se non ci fosse lei non ci sarebbe un altro essere vivente in natura in grado di far marcire e di mangiare questo riccio trasformandolo in humus. E qua questa è la pigna di un abete rosso. Habitat esclusivo di crescita di questo funghetto che sta, manca solo la pioggia, quel pochissimo di neve che c'è non è stato sufficiente per farlo venire fuori, ma questo qua basta andare dietro alla neve che scioglie ed è il primo risotto dell'anno, è un risotto eccezionale che fa male alle ginocchia, perché parto su un netto di sta roba qua e diciamo a monetine, è grande come 50 centesimi, ma sappiate che questo è un risotto di quelli che bisogna provare, è un risotto esclusivo, ma non è stasera che vi spiego come si fa. Come si chiama? Questo qua, Strobilurus esculentus. Più semplice, in modo più volgare. Monetine, perché ha la dimensione della monetina. Sulle pigne di abete rosso, adesso, la prima pioggia. E che è abbondantissimo nelle annate nevose. Quest'anno la neve abbiamo vista per sbaglio, per cui sappiamo già che è il primo risotto in assoluto in quota. Qua giù il risotto lo stiamo già mangiando da gennaio. E che non c'è. Funghi saprofiti e masse del tamburo, sì, o umbreoni, a seconda dello stadio di sviluppo, sono dei saprotrofi incredibili che troviamo sia all'interno del bosco sia sui prati. Gli champignon, i prataioli. Prataioli sono saprofiti per eccellenza e sappiate che è proprio tra i funghi saprofiti che abbiamo le uniche specie di funghi oggi coltivate su scala industriale. Perché? Perché siccome vivono su sostanza organica, pensate a un fungo parassita. Devo far crescere l'albero, poi inoculargli dentro il fungo e nel giro 4-4-8 me lo fa morire. Io produrcio dini in che maniera,
20 anni partire su un busco e nel giro di 3 anni me lo dispa, ma nel capire che un paianca a dire non ci stiamo. Quei funghi simbionti poi vedremo, e però con i saprofiti è relativamente facile capire qual è il tipo di nutrimento di cui hanno bisogno, riprodurlo artificialmente, metterlo dentro a degli ambienti condizionati e far sì che quindi poi, eccolo qua, in condizioni ottimali il micelio si sviluppi e dopo 6 settimane in platea, 20 giorni in cella di coltivazione, succeda sta roba qua, roba spettacolare. Questa è la fungaia del mio paese, quella di Cisbun, che qualcuno è venuto a vedere. Sappiate che nell'arco di 3 settimane su ogni metro quadro di questa superficie qua, che è un panetto largo 1,20 m, alto 25 cm, su ogni metro quadro di sta roba qua vengono raccolti circa 33 kg di funghi nell'arco di 3 settimane. Livello di produzione veramente, veramente incredibile e di eccellenza. È la più grande fungaia d'Italia a ciclo chiuso. Arriva adesso con l'ultimo ampliamento a 200 quintali al giorno. 200 quintali al giorno di funghi Shampoo. Ma c'è la possibilità di coltivarsene anche a casa. Questo è quello che ho trovato dentro all'Expo nel 2015. Un gruppo di ragazzi del sud Italia che si è inventato di andare a produrre funghi utilizzando che cosa? Utilizzando il caffè dei bar della loro città. Loro si sono messi d'accordo con i baristi che gli hanno messo da parte i fondi del caffè venduti, e cosa facevano? Se li sono andati a prendere, li ha portati nel loro pseudo laboratorio artigianale, puliti da quelli che potevano essere corpi strani, li hanno pastorizzati, hanno ottenuto questo composto sul quale poi, eccolo là, il micelio fatto sviluppare da ditte specializzate, veniva inoculato dentro, quindi una propagazione vegetativa, non da seme, è il micelio che viene messo dentro, vengono messi a incubare e dopodiché cosa facevano? Una volta incubati, li mettevano in vendita dentro, nella loro scatolina, te li porti a casa ed eccoli qua, pioppini e pleurotus di vario tipo. E all'Expo ne ho trovato anche un'altra, un fungo che viene coltivato artificialmente dal quale riescono a fare che cosa? Dei tessuti incredibili, dei tessuti veri e propri simili pelle, ricavati da un fungo. C'è un problema che non hanno ancora risolto, almeno fino a quando sono andato a guardare l'ultima volta. Producono questi tessuti con i quali si possono creare oggetti d'abbigliamento, ma da non indossare con la pioggia e non quando fai sport, perché se sudi il fungo riparte e ricomincia a crescere. E quindi c'è un problema di vestibilità. C'è un problema di vestibilità. Un mondo veramente affascinante, un mondo incredibile. Abbiamo detto che si mangiano di tutto. Guardateli qua, cresciuti sul cassone del camion di un commerciante di funghi, sul legno del cassone. Sono cresciuti, guardateli qua che si stanno mangiando la moquette per la perdita di acqua da una tubatura. Guardateli qua cresciuti tra le mattonelle e il soffitto, si sta mangiando il legno che sta sopra. Qua tra le fughe delle mattonelle, qua tra il lavandino e lo specchio. Guardate, è veramente incredibile. Riescono a mangiarsi di tutto quando tu vedi una roba del genere. Visti crescere nello giardino fuori casa? Sì. Siamo rimasti scioccati. Sì, no. Nel battiscopa li ho trovati. Nel battiscopa li ho trovati, per cui una casa chiusa al mio paese, mi hanno chiamato e mi hanno detto: Piermiglio, vieni a vedere, sul battiscopa, umidità che risale per igroscopicità, che dà il classico salso, e si sono mangiati il battiscopa. In questo caso qua cosa è successo? Si è spostata una tegola, è andata dentro l'acqua e sotto bagnato il legno con l'umidità, ecco che è arrivato, ed è il fungo che fa sti casini qua. Il nostro ponte di Bassano è stato spostato dalla furia delle acque, sì, ma perché indebolito da chi? Da questi signori qua che con l'umidità intanto se lo sono mangiata. C'ho la foto dei funghi che ci crescono sul ponte. E qua avete già capito dove siamo, questa è la diga del Barionte. Un giorno andando a fare un giro con mia moglie su Aerto, guardatelo qua, vedete ormai le case abbandonate, e qua sul muro funghi. Non è che crescono sul muro, i funghi sono dentro sulle travature di legno, si sta mangiando il legno dentro e poi il micelio affiora fuori. Funghi che quindi, guardate,
guardate dove crescono, basta che trovino umidità. In America, dove le case sono quasi completamente di legno, guardate cosa sono in grado di fare, veramente qualcosa di incredibile. A loro basta solo legno e umidità e riescono a... C'è stato un casino anche, ne hanno parlato 4 anni fa per televisione, delle partite, con tutto rispetto per la Cina, di parquet cinese. Perché cinese che veniva messo giù e che buttava fumi dopo verniciato, incredibile, pura con tassi di umidità, con tassi di umidità bassissimi. Ma proprio per questa capacità di digerire di tutto e di più, è possibile pensare di andare a utilizzare i funghi per smaltire rifiuti? Sì, è possibile. Riescono veramente a digerire anche il rifiuto. Pensate che alcuni funghi sono stati utilizzati a Seveso, quando c'è stato il casino delle diossine fuoriuscite dalla famosa fabbrica, per bonificare i terreni hanno utilizzato dei funghi in grado di produrre enzimi che vanno a demolire quello che altrimenti è una cosa quasi impossibile da riuscire a fare. Riescono a vivere nell'impossibile. Pensate che quando la famosa, secondo la teoria più accreditata, meteorite che è arrivata sulla Terra e che ha portato alla morte la stragrande maggioranza delle forme di vita, perché? Perché ha alzato una nube che ha oscurato il sole, sono morti i vegetali, sono morti gli erbivori e sono morti i carnivori. Ma i saprofiti, i funghi, in quel momento hanno trovato il meglio del loro sviluppo e sono stati i primi esseri viventi in grado di ricolonizzare le terre. Pensate che ancora oggi a quote anche, pensate alla steppa artica, pensate alle rocce delle nostre montagne, se vai su sulle Dolomiti, queste foto sono fatte là, dove c'è solo roccia, non è il fungo da solo, perché il fungo da solo non ce la fa, in questo caso sono licheni, metà fungo e metà alga. L'alga c'è la clorofilla ma non c'è le radici, il fungo c'è le radici non c'è la clorofilla, si mettono assieme, il fungo produce enzimi in grado di sciogliere la roccia, di procurare sostanze nutritive che le dà all'alga, e questi disegni spettacolari che vedete non sono altro che questi esseri viventi che creano la prima forma di vita sulla quale poi andranno a inserirsi sopra le altre. Qualcosa di veramente spettacolare, spettacolare al punto che ci è stata scoperta in Amazzonia una specie in grado di digerire la plastica, quindi non solo sostanze naturali ma anche quello che l'uomo riesce a produrre di artificiale. Buttiamolo in mare. Bisogna vedere perché oggi riesce a demolire la plastica in ambiente anaerobico, che è quello che si trova all'interno delle discariche, e quindi gli studi che oggi stanno mettendo a punto stanno andando verso quella parte. Chissà mai che si riesca a fargliela digerire nel vero senso della parola. Sappiate che comunque i funghi possono produrci la soluzione alla plastica. Perché? Perché oggi con i funghi si possono produrre le bioplastiche. Con gli scarti della lavorazione agroalimentare, sostanza organica, viene portata in stabilimenti particolari, viene macinata, viene sterilizzata, gli viene inoculato il fungo, viene messa in incubazione all'interno di celle particolari, nel giro di giorni il micelio si sviluppa all'interno andando a compattare la massa in maniera tale che la massa prende la forma dello stampo, e una volta essiccata guardate cosa è in grado di fare, la consistenza che riesce a dare il fungo a quella che prima era segatura, un qualche cosa di incredibile che viene oggi utilizzato per produrre di tutto e di più, compresi anche, guardate, ci arriviamo tra un attimo con i mattoni, ma anche sedili, oggetti di design, e viene utilizzato anche per produrre che cosa? Questa è una cantina, oggi si tende al ciclo chiuso, oggi sulle cantine tirano via il mosto, ma ha sempre tirato via. Adesso i semi, perché ci fanno l'olio di semi vinacciolo che è
secondo solamente all'olio extravergine di oliva. Poi hanno detto tiriamo via le bucce perché con le bucce ricaviamo tutta una serie di sostanze che vanno bene per le gambe delle donne. Benissimo, e alla fine cosa ti resta? Ti resta il raspo. E col raspo cosa ci fai? Lo macini, lo metti nello stampo, ci butti dentro il fungo, ecco che invece che l'originale confezione di polistirolo, tu vai a produrre una confezione perfettamente biocompostabile e con lo stesso sistema posso produrre pannelli in trociolare, mattoni, isolanti esotermici che oggi vengono utilizzati nella bioedilizia. Quindi funghi che ci possono veramente dare una mano a rispettare l'ambiente. La produzione di questi materiali è economicamente competitiva rispetto alla plastica, il valore ambientale non ha paragone perché quello che otteniamo è perfettamente compostabile e quindi riutilizzabile in natura dagli esseri viventi senza trattamenti particolari. E per il futuro chi è che non ha il cellulare dentro nel taschino? E con cosa va il cellulare? Con le batterie. E le batterie come sono fatte? Oggi ci sono quelle al litio di ultima generazione che però dopo qualche anno cosa fanno? C'hanno la memoria e non tengono più la carica e quindi le devi buttare. Bene, sappiate che un gruppo di ricercatori californiani ha creato e brevettato una batteria utilizzando il micelio dello champignon, di quello che abbiamo visto prima coltivato a Gismond, e hanno prodotto delle batterie eccezionali. Adesso si tratta di trovare il sistema per metterle in produzione, con una capacità di carica, di tenuta della carica e di durabilità che è nettamente migliore rispetto alle migliori batterie oggi presenti sul mercato. Quindi funghi in futuro accumulatori di energia. Arriviamo all'ultima categoria, i funghi micorrizici, i funghi simbionti. Cos'è che fanno questi? Questa è la pianta fungo, questa è la pianta vegetale e si crea un'unione. Un'unione particolare che si chiama micorriza, attraverso la quale avviene uno scambio reciproco di nutrienti. Il micelio del fungo si sviluppa nel terreno fino a incontrare gli apici delle radici delle piante. Avvolge l'apice della radice formando un manicotto, entra all'interno senza però penetrare all'interno delle cellule, occupa tutti gli spazi intracellulari e forma questo reticolo particolare che si chiama reticolo di Harting, attraverso il quale cosa fa? Il fungo è in grado di assorbire acqua e sali minerali, ha degli enzimi in grado addirittura di sciogliere le rocce che diventano nutrimento, ma non è in grado di trasformarle in sostanza organica. Le porta alla pianta, che normalmente trova da mangiare dove ha le radici. Il fungo si sviluppa a decine di metri, anche più di 100 metri attorno alla pianta, quindi dà alla pianta una quantità enorme di sostanza nutritiva rispetto a quello che la pianta sarebbe in grado di assorbire da sola. Ed ecco quindi che la pianta lo porta sulla chioma, produce una quantità enorme di sostanza organica, per cui la pianta cresce più rigogliosa e una quota parte di quel nutrimento lo restituisce al fungo, permettendogli di completare il suo ciclo di sviluppo, quindi producendo quello che noi andiamo a cercare. Questo mi sta dicendo che un fungo simbionte è legato ad una pianta. Certo, e questo vuol dire che un fungo simbionte, e tra i funghi simbionti abbiamo gli ovuli, abbiamo le finferle, i finferli, le russole, i porcini, i migliori funghi commestibili, vi sto dicendo che quando l'hai trovato su un posto, memorizza nel GPS perché tornaci là e sta pur sicuro che se le condizioni ottimali sono giuste, se il nitio gaccia va, lo ritroverai. Lo ritroverai sempre fino a quando la pianta non andrà in deperimento. Ci saranno le annate no, ci saranno i momenti no, ma sta pur sicuro che finché la pianta è sana, sotto, nascosta ai nostri occhi, c'è il micelio. E quando le condizioni, il problema è quando sono le condizioni, punto di domanda, me lo domandate? E rispondo, non lo so, o meglio, ve lo dico, perché la domanda classica che mi fanno è, Chiremiglio, ticketing, insieme fumi, stanno, sarà un'annata buona, te lo dirò a dicembre. Questo è quello che io rispondo, perché è impossibile fare previsioni. Sappiate quindi che aiuta a memorizzare il posto, ma
aiuta anche a conoscere qualche cosa che si chiama cenosi. Che cos'è la cenosi? È la condivisione nello stesso ambiente e di solito anche nello stesso momento del nutrimento con altre specie di funghi. Ah, questo è il porcino e queste sono le sue tre spie. Cosa vi sto dicendo? Che quando tu vedi Amanita muscaria da sola, ni. Amanita muscaria assieme a sto fungo qua, bianco, che è la più fedele delle spie, e a questo qua, 1, 2, 3, se mi ti ogaccia vale la petevata. Ah, guarda che, no, non ve la do al 100%, ma al 70%, al 70% è così. E c'è anche qualcosa in più, perché dopo guardando i funghi, questo affarino qua bianco, addirittura mi predice quando arriverà la buttata dei porcini. Vado in bosco, non ci sono le amanite, non ci sono i porcini, non c'è questo funghetto qua che si chiama Calciporus piperatus, ma comincio a vedere questo, prenota e ferie pa settimana dopo, perché sta pur sicuro che questo segna la buttata delle brise la settimana prima che arriva. Ok? Ed è un fungo buono tanto quanto. Buono tanto quanto. Avete capito l'importanza, quindi. Le spie sono commestibili. Questa, questo qua no, perché questo no, perché c'è chi lo mette dentro al posto del pepe, perché si chiama piperatus per quello, e questa qua abbiamo detto, se vuoi fare il viaggetto a buon mercato, con gli effetti collaterali di vomito e diarrea, perché comunque sappi che quelli non se li toglie, o meglio, si possono togliere ma non voglio generare aspettative. Okay. E però sapere questo ti permette che magari passeggiando vedi in distanza sta roba qua. E poi magari dice, aspetta che devo vedere più vicino, aspetta che devo vedere che roba è questa. Sono delle muscarie, sì, sono delle muscarie, però se vado a vedere vicino ci sono anche quegli altri bianchi, eccoli qua, in mezzo a quelli bianchi, guardate ma il porcino c'è. Vicino guardate cosa muscarie. C'è, guardate che orto. Sì, ma il porcino vicino alle muscarie. Sì. Commestibile. Il porcino. Sì. Buon Dio, sì. Sono due esseri. Sì, totalmente diversi, però. C'ho la foto, non c'è, poi gliela faccio vedere, addirittura con cresciuti. C'è una manita cresciuta dentro nel gambo di un porcino. Però sono due esseri completamente distinti, le ife sono separate, non sono interfertili tra di loro. Guardate che orto, visto da distante, vedendo solamente i due funghi bianchi. Eccoli qua. Questo è il raccolto di quell'orticello. Individuato a più di 100 metri di distanza, perché conoscendo ste robe poi avete capito quindi che prima vi ho detto che bisogna guardare per aria, adesso vi ho detto che bisogna guardare i funghi rossi. E sappiate che quello bianco invece, quello bianco è molto più facile da vedere che la testa del porcino sul tappeto di aria. E quando vedi il fungo bianco, però ce ne sono tanti, dovrò capire qual è quello buono, ma non è stasera che ve lo spiego, sappiate che se... è molto probabile. Io dopo che l'ho spiegato a mia moglie, siccome quando io vado a funghi... io guardo il mondo dei funghi, non va a far brisa, non mi interessa, però mia moglie è diventata micidiale, ha capito come fare, adesso chi tocca, ci pensa lei a riempire il cestinetto lì. Funghi porcini che crescono anche in ambiente urbano, non sono proprio i porcini, perché questi sono quelle brise che cambia di colore, mamma santa, ben fatto a persona, col cavolo, questo è buono tanto quanto, da cotto. Gambo giallo? Sì. E se mi ha detto che non sono buono? Buono. Non voglio discutere stasera, sappiate che quelle sono le dicerie della nonna come quelle dell'aglio di prima. Tra le brise che cambia di colore, da tutti considerate le più velenose, ci sono degli ottimi funghi commestibili da cotti, come ciolina, magia cruda, sta roba qua, se vedevo il pronto soccorso, e che sono veramente buoni, che crescono anche in ambiente urbano. Guardate qua, questo è il muretto di entrata della Baxi, la famosa fabbrica di Bassano che produce caldaie. Guardate dove è nato. Guardate, e qua dietro allo stesso muro, eccolo qua, in ambiente urbano. È possibile la cappella marrone poi sotto tutto giallo? Però la cappella marrone, allora, come il porcino. Sì, poi sotto i pori rossi sì. E il gambo giallo. Con reticolo rosso. Ce ne sono tantissimi, sono pochi, però ce ne sono di decisamente buoni. E che crescono, guardate qua,
questo è l'ingrandimento di questi due signorini. Ha risanato il muro perché l'umidità igrotropica veniva su il salso che staccava il mate, e guardate chi si era sviluppato dentro al muro. E sappiate che questo è un fungo simbionte, per cui lui il nutrimento lo prende dall'albero che sta fuori nel giardino e viene a prendersi l'umidità dove è localizzata nel muro, per darla alla pianta, che gli restituisce quello che lui serve per produrre dove non c'entra niente, è sul muro. Guardate che poi non sono tutti uguali i funghi. Ce ne sono gli specifici che crescono solo sotto una determinata pianta, per cui o c'è quella pianta o il fungo non la trovi. Poi ci sono quelli che si legano con qualche pianta. E poi ci sono le puttane e la compagnia che va con tutti, e te li trovi legati al mondo intero. Il signor Porcino è uno di quelli. Il signor Porcino si lega, parti su dalla microselva alpina, vai in mezzo ai salicinani, vieni giù, lo trovi sotto i cirmoli, vieni più giù, lo trovi sotto agli abeti bianchi, lo trovi sotto agli abeti rossi, sotto i faggi, sotto i castagni, fino quasi al mare. E invece altri, vedi, nell'ariceto trovi la bresetta dell'olio. Se non c'è la betulla non troverai mai il porcinello marrone, e via. Se non c'è la quercia, il castagno, non troverai mai l'ovulo. E mentre altri invece sono legati a... Ecco quindi che abbiamo portato a casa. Abbiamo capito che la conoscenza di queste esigenze ecologiche delle singole specie sono quelle che ci permetteranno di girare per boschi e portare a casa un bel cestino di funghi misti, che saranno tanti più misti quanti più alberi ci saranno all'interno del bosco. Qui sto dicendo che i migliori boschi in termini di quantità di funghi prodotti, se parliamo di brise e basta, è un discorso diverso, ma io sto parlando di cesti misti, per trovare tante specie di funghi commestibili, più alberi crescono nel bosco, più facile è fare raccolto, proprio per questo discorso delle simbiosi esclusive. Vi ho detto prima che bisogna guardare per aria quando, per trovare le piante che si stanno seccando e capire se... Ma bisogna guardare per aria, adesso le prime piogge salteranno fuori queste robette qua, le spugnole di primavera. Se vuoi trovare spugnole, devi, 1, imparare un po' di botanica e riconoscere gli alberi, olmi, frassini, pioppi. Dopodiché devi imparare a guardare per aria e riconoscere l'albero in quale momento? All'inizio della primavera, quando, se parliamo di olmo, l'olmo sta aprendo le stipule ed è in fiore e non c'ha neanche una foglia fuori. Se parliamo di olmo, nell'olmo, se voglio andare a cercare le spugnole, gli olmi adesso stanno fiorendo e ci sta crescendo sotto il Saundersi, funghetto che è già in produzione da un mese, stentato, seccato, ma c'è. Nel momento in cui gli olmi finiranno la fioritura, si formano le samare, che faranno diventare l'albero completamente verde, senza neanche una foglia. Quando gli alberi cominceranno a diventare verde, l'olmo sembra che si secchi, diventa giallo perché matura i frutti e poi butterà le foglie. Nel momento in cui le samare cominciano a diventare gialle, va a cercarci sotto. Quindi non solo impara a riconoscere l'albero, sta attento anche alla fase fenologica di sviluppo della pianta, il frassino nel momento in cui fiorisce, l'olmo nel momento in cui produce le samare, vacci sotto, e quello è il momento per andare a trovarci le spugnole, che sono funghi simbionti di bocca abbastanza buone, perché li troviamo anche sotto gli alberi da frutto. E qua, queste mica sono funghi, queste sono delle orchidee spontanee dei nostri colli, bellissime, la Serapias e l'Ofrecia spegode. Ma alcuni fioristi si sono portati a casa i semi di queste orchidee perché ci hanno visto un business, perché è sicuro funghi così belli, e hanno provato a seminarle in vivaio, mica sono nate. Perché? Ci hanno studiato su un bel po' prima di capirlo. Perché nelle fasi iniziali di vita il seme di queste orchidee è corazzato e la pianta che c'è dentro, il primordio della pianta che c'è dentro, non ha le radici,
c'è la necessità che qualcuno l'aiuti a germinare, un fungo che aggredisce la cariosside del seme, la digerisce, si aggancia al germoglio privo di radici nella fase iniziale, assorbe l'acqua e dà il nutrimento alla pianta orchidea, che riesce solo in questo modo a germinare, a uscire fuori, a produrre la pianta, a produrre il fiore, a produrre i semi e a ricambiare il fungo, restituendogli il nutrimento che serve a lui per assicurare la sua riproduzione. E qua non è atterrato un UFO. Qua cos'è successo? Vi ho spiegato prima che i funghi simbionti sono in grado di assorbire tanta acqua, tanti sali minerali, ma non sanno cosa farsene. E la danno alle piante, che non sono solo alberi. La danno anche all'erba. E qua cos'è successo? Qua è successo che c'è un fungo che sta assorbendo nutrimento e che il fungo si sviluppa in maniera circolare. Guardate qua, uno e un altro ancora più grande. Questa è la strada che porta su al lago di Braies. Guardate che razza di spettacolo. E ci vai là nel momento giusto, perché è difficile. C'è un funghetto che adesso, nel giro di qualche settimana, arriverà. Le gambe secche, buonissime, fungo eccezionale. Ti lascio i porcini per questo fungo qua. Ma è un casino trovarlo qua in mezzo. Ma è un fungo che fa sta roba qua. Ecco quindi che se io lo so, giro per Pascoli, guardo da distante, quando vedo questi cerchi o strisce a zig zag, che li chiamano anche funghi della saetta, non questi altri, perché non ci sono solo questi che fanno sta roba qua, sta pur sicuro che se ci vai nel momento giusto, anche in mezzo all'erba alta una spana, trovi questi funghetti qua, alti 10 cm col capellino da 3-4 cm al massimo. Stratagemma efficace, che in base alla conoscenza dell'ecologia del fungo e delle sue esigenze nutrizionali, ti permette di andarlo a scovare anche in un ambiente dove sennò io che te vai via come il cane da cerca, col naso sempre in mezzo all'erba. Guardate qua che razza di cerchi spettacolari producono questi funghi, quelli che vanno sotto il nome di cerchi delle streghe. Perché? Perché le nostre nonne ci spiegavano che sta roba qua era l'area in cui le streghe tenevano i loro sabba e la delimitavano seminando i funghi per poter poi produrre le loro pozioni. Tutte balle. I funghi si sviluppano come? In maniera sempre verso l'esterno, formando questi cerchi particolari. Ce ne sono di enormi, neanche farlo apposta attorno al sito di Stonehenge, dove per vederli bisogna sorvolare l'area. Cerchi che hanno un diametro che supera i 300 metri. Cerchi che, di miceli, quindi, che hanno centinaia d'anni e che ogni anno vanno a produrre nella parte esterna funghi, alcuni perfettamente commestibili, altri no. Una domanda che mi viene fatta è: e questi funghi qua, siccome mi hai detto che qua ci sono i porcini, gli ovuli, i finfani, i funghi più buoni, che sono simbionti, è possibile coltivare i simbionti? Abbiamo visto che con i parassiti è un casino, con i saprofiti economicamente ci stiamo, e con i simbionti? Con i simbionti dovrei far avvenire la micorrizia tra la pianta fungo e la pianta. Possibile? Yes! Oggi nei vivai forestali questa roba viene fatta sistematicamente. Perché? Perché si è visto che le piante micorrizzate in vivaio hanno un 30% di possibilità di attacchimento maggiore rispetto alle piante non micorrizzate, hanno una velocità di crescita e quindi di mettersi loro ed essere competitrici rispetto alle erbe infestanti, perché crescono più in fretta, perché il fungo gli dà una mano a crescere e il rimboschimento entra quindi in produzione prima. Oggi sono tecniche che vengono sistematicamente fatte nei vivai forestali, però solo con funghi pionieri. E con i porcini è possibile? Sì, è possibile anche con i porcini. Però poi bisogna andarli a mettere a dimora. Uno, legarli con la pianta giusta, metterli nel terreno giusto, nel microclima giusto, perché non c'è solo il terreno giusto, ci sono anche le condizioni climatiche, e dopodiché che gli abbiamo dato sta roba qua, dovremo costruire la serra, capire quali sono le condizioni che nessuno ancora conosce, per riuscire a... E capio che Don Perca dice non ci stiamo più. Economicamente quindi non è possibile andarli a coltivare, ad eccezione di quello che viene fatto con i rimboschimenti forestali, ma che viene fatto anche oggi in orticoltura. Questa qua è una zucca che ha vinto il campionato italiano, prodotta dallo zio di una mia alunna
trentina su al corso di Trento, normalmente queste zucche giganti arrivavano a circa metà di questo peso. Cosa ha fatto questo signore? Con dei bevaroni particolari è riuscito a inoculare sul terreno dove vengono seminate queste zucche dei miceli che hanno legato con le radici della zucca e che gli hanno permesso di raddoppiare il livello di produzione. Sappiate che oggi queste tecniche vengono sistematicamente sfruttate per produrre insalate e orticole varie, proprio grazie alla... Quindi funghi simbionti, non certo i porcini, microscopici che oggi ci aiutano a produrre anche in maniera intensiva vegetali. L'unica eccezione per quanto riguarda i funghi simbionti riguarda la coltivazione del tartufo. Oggi abbiamo delle tartufaie coltivate, ci sono anche tante che si sono fatti spennare, ma nel vero senso della parola, perché? Perché sappiate che mettere a dimora una tartufaia di un ettaro costa intorno ai 10.000 euro. Sappiate che per capire se non ci hanno fregati dobbiamo andare intorno al 12° anno dall'impianto e per cominciare a capire se il gioco è valso la candela dobbiamo arrivare intorno al 20° anno dell'impianto. Se ci è andata bene avremo soddisfazione e c'è chi è riuscito a produrre i tartufi neri in quantità. Sul bianco non ci siamo ancora, difatti tartufo nero è sceso dai 1000 euro, attenzione, sto parlando di nero pregiato, perché i neri commercializzati sono 5, quindi uno valeva 1000 e l'altro valeva 100, per cui non è il tartufo, sono i tartufi. Il nero oggi è sceso intorno ai 4-5, ha dimezzato il suo prezzo, proprio perché è possibile andarlo a coltivare. Il bianco, a seconda delle pezzature, siamo ancora dai 1500, le palline da sciopo, a... sta roba qua intorno ai 3.000, sta roba qua intorno ai 5.000 euro chilo. Questo è quello che oggi ci viene proposto sul mercato. Sappiate che sul mercato poi troviamo una serie di robette che col tartufo non hanno nulla a che fare. Quando tu vedi un olio al tartufo sappi già che te lo stanno mettendo senza vaselina, scusate il termine, sì. Perché quello il tartufo non l'ha neanche visto. Perché se vai a leggere l'etichetta c'è scritto olio aromatizzato al tartufo, ingredienti olio extravergine di oliva, aromi. Quando tu vedi scritto aromi è tutta chimica. E sapete che cos'è quella chimica? Eccola qua. Si chiama bismetiltiometano, viene ottenuto dalla distillazione del petrolio, dal quale si ricava, attenzione, non fate quella faccia da schizzinosi, si ricava una sostanza che viene utilizzata in industria come aroma di senape e in piccole quantità come aroma di tartufo bianco. L'aroma di tartufo bianco è aglio e tu ti trovi sul mercato una serie di vasetti di questi qua dove dentro c'è dentro l'80% di champignon, di quelli che neanche la conserviera vuole più, perché li lasciano addirittura sviluppare oltremodo e poi li lasciano fuori perché producano le spore marroni, perché se no deve diventare marrone quella roba. E poi ci buttano dentro un po' di tartufo macinato, di quello crudo che non sa da niente, e ci mettono dentro il bismetiltiometano. Tu leggi cosa c'è scritto qua, c'è scritto 75-80% di champignon, poi ci sono dentro un po' di verdurine, quando va bene tra l'1 e il 3% di tartufo, e poi trovi scritto aromi. Il tartufo nero, chi lo conosce, non sa da aglio. Dei 5 tartufi neri ce n'è uno solo che sa da aglio, che è il Macrosporum, che lo cresce qua nelle nostre zone. È rarissimo, ok? Ma il punto è che è quasi impossibile trovarlo sul mercato. E mangi sta roba che sa da aglio. Cosa stai mangiando? Bismetiltiometano. E metano. C'è dentro anche quell'altra roba che vi ho detto, ma... Vabbè, a sto punto qua l'ultima informazione, anche perché non so che ora è venuto, ma sicuramente è tardi, so che me la farete questa domanda, ma quanti sono sti benedetti? Quanti sono tanti? Sono tanti e si stima che siano circa 1 milione. Ad oggi di questo milione abbiamo dato il nome, sto parlando di funghi in generale tra micro e macroscopici,
ce n'è solo il 10% che è stato studiato e che conosciamo e che continuiamo a trovarne di nuovi che continuano a darci sorprese incredibili. E quindi è un regno, perché di regno si tratta, li hanno tirati fuori dei vegetali e inseriti nel regno dei funghi, ancora denso di misteri. E per quanto riguarda la commestibilità, le specie potenzialmente mortali al mondo sono 20, poche. 2000 sono quelle commestibili. Cavolo! Ah, faccia dei brise porcini, ma se tamburo e cioini. Io buono, ce n'è di roba da mangiare, ce n'è veramente tanta. Sappiate che la stragrande maggioranza però o sono tossiche, quindi vuol dire che creano malattia all'uomo, oppure non edibili per caratteri organolettici che le rendono immangiabili, dure, amare, acre, c'è roba che fa veramente, veramente schifo. Bene, sappiate che il mondo dei funghi però non è solo fatto da funghi buoni e funghi matti, o meno, è fatto anche da funghi spettacolari. Spettacolari che possono incantare quanto un quadro di un artista. Guardate che razza di meraviglia. Nessun interesse alimentare. Foliata Flowers. Interesse alimentare eccezionale, questo uno è il fungo che per tradizione va a finire nel risotto del giorno di Natale a casa mia. E questo sembra uscito fuori dalle vetrerie di Murano. Guardate che spettacolo. Sembra fatto di vetro. Lo chiamano anche fungo della brosa. Avete già capito che siamo nell'ora che volge al desio. Siamo sui prati e pascoli prealpini, nelle zone rivolte a nord, dove cammini e ti sembra di camminare su un materasso di muschio. Quello è il posto dove cresce questo spettacolare e buonissimo fungo. Poi ce ne sono altri, guardate questo, sembra un gelato alla marena. Se però lo metti in bocca rischi una paralisi. Avete presente il cacco crudo? Questo è ben peggio. La roba di una stringenza veramente idnellum peti. Bellissimo fungo, veramente incredibile, ma dire di una stringenza veramente, veramente bestiale. E guardate questi. Questi qua sembrano robe spettacolari. Dimensioni un centimetro e mezzo, quelle grandi. E guardate che razza di meraviglia. Guardate che spettacolo madre natura ci riserva. Basta solo andarli a cercare, guardare, ce ne sono di tutti i colori. Guardate questi, cresciuti, questo è sull'escremento di lepre, guardatelo, sugli escrementi, guardate che razza di meraviglie. Basta solo saper apprezzare, anche questa è arte, non dell'uomo, ma di madre natura. Guardate questo, sembrano dei fiammiferi, è una trichia di Cipias, bellissima, che tappezza veramente in maniera incredibile le ceppaie marcescenti di abete. Questi, i geastrum che abbiamo visto prima, le stelle della terra, roba veramente incredibile, roba bellissima, roba particolare che poi le mani esperte di mia moglie ha trasformato in un piccolo presepio. Guardate che razza di meraviglia questo fungo, è un fungo girato a rovescio, è un fungo del legno, è un presepio che ho esposto anche quest'anno là in paese perché ho fatto una manifestazione particolare che ha ormai 20 anni. Ecco, sono arrivato in fondo. Vi ho presentato questi spettacoli di madre natura, spero che la serata sia stata di vostro gradimento. Se vi interessa, con il gruppo micologico di Bassano produciamo ogni anno questo calendario, e là si può acquistare, costa 10 euro, è un calendario particolare, è un calendario fatto per restare, dove alla foto in formato A4 fatta dal sottoscritto in giro per i boschi di mezza Italia troverete il calendario che si strappa ed è fatto apposta perché sotto vi rimangono le 12 schede di questi funghi, tutti rigorosamente commestibili, con l'etimologia del nome, le caratteristiche per riconoscerlo, per distinguerlo dalle specie velenose, per capire dove e quando andarlo a trovare, grazie ai suggerimenti dell'ammalato di funghi che avete qua e le sue scorribande in giro per i boschi di tutta Italia da 30 anni a sta parte, l'utilizzo gastronomico e la ricettina messa a punto dal gruppo ristoratori bassanesi che collabora con noi nella realizzazione di questo calendario. Bene, detto questo, non mi resta altro che ringraziarvi.